Caro Umberto Chiariello, tu a denunce come stai messo? Fiammo! Quella che doveva arrivare non è arrivata. Non è arrivata. C'è sempre tempo, voglio dire, però non mi risulta. Se fosse. Se... Minacce tante, quelle sì. Se ti arrivasse qualche denuncia sapresti a chi rivolgerti, tipo l'avvocato Claudio Botti. Avvocato, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei. Oh, io ho una batteria di penalisti infinita che è pronta a difendermi. Io da Presidente Cardillo in poi ho tutto il Club Napoli Tribunale alle mie spalle, sono super coperto. Quindi Claudio, con Umberto, diciamo, dal punto di vista legale... Ci siamo sentiti. No, per carità, Umberto no? è socio onorario del Club Napoli Tribunale, quindi non ha certo bisogno di me, a parte che non ha bisogno di avvocati, perché è un giornalista corretto e serio, diversamente da altri, quindi non avrà bisogno di avvocati. Farà piacere ad entrambi, e lo dico, fa piacere anche a me, ascoltare, era un po' di tempo che non lo sentivamo, la voce del professor Guido Clemente di San Luca. Buongiorno Guido. Buongiorno. Buongiorno a voi tutti. Oh mamma mia. Lo vedi che 90, sussulti. Go. Sussulti. Allora, Umberto, io ti lascio subito la parola perché hai sentito ieri privatamente anche l'avvocato Botti, c'è Guido Clemente di San Luca al telefono con noi, io poi farò una precisazione. Domanda. Sì, sì, la devi fare assolutamente. Capisco cosa vuoi dire già in anticipo, ma una domanda, ma se tre persone si sentono come noi e ad un'ata sediziosa associazione a delinquere, che cos'è? Avvocato? Associazione a delinquere. Siamo feccia, avvocato. Guardi, io volevo solo dire una cosa, faccio questa professione da 36 anni e ho in linea di massima sempre sconsigliato ai miei clienti querele per diffamazione a mezzo stampa, e io come persona non mi sono mai querelato nei confronti di nessuno. Questa volta, assieme a Guido Clemente e al dottore Catello Maresca, abbiamo deciso di mettere nero su bianco una querela nei confronti di Cruciani e Mochini, perché pensiamo che non si possa giocare con le parole in assoluto, con una sorta di consapevolezza di impunità, perché tanto dice vabbè, parliamo per radio, poi il tempo passa. Abbiamo presentato una querela, vedremo poi la Procura della Repubblica di Roma che cosa penserà di questa nostra iniziativa. Quindi, ricapitolando, avvocato, lei ha querelato con Guido Clemente e con Catello Maresca sia Giuseppe Cruciani che Cruciani e anche l'altro conduttore di Radio 24, Parenzo? David Parenzo. Parenzo e Mughini, sì. E Giampiero Mughini. Per diffamazione aggravata dal fatto determinato. Allora, io per dovere di cronaca, anzi per correttezza, perché dobbiamo essere corretti fino in fondo, le posizioni delle persone ci possono piacere o meno, però dobbiamo fare bene il nostro lavoro per etica professionale, abbiamo contattato Giampiero Mughini, che si è detto anche eventualmente disponibile ad un confronto qualora i tempi giudiziari più avanti lo consentano, ma soprattutto speriamo domani di, compatibilmente con gli impegni di Giampiero Mughini, averlo in onda per un normale e doveroso da parte nostra diritto. No, io lei me l'ha detto, io sono che non sono disponibile ad un confronto informale né per radio, perché se confronto dovrò avere con questa persona, mi auguro di averlo in un'aula di tribunale. Giustizia. Perfetto. Allora Umberto, io ho parlato fin troppo, a te la parola. No, e volevo capire qual è l'accusa che state muovendo ai querelati. Perché io ho sentito le dichiarazioni di Mughini e ho sentito anche, ho seguito il comportamento di Cruciani, Parenzo è un po' defilato in questa faccenda. C'è stata una parola molto forte, feccia, e c'è stato un attacco all'Università di Napoli e altre cose. E su cosa voi pensate che ci sia la diffamazione? Guido, glielo spieghi tu o glielo spiego io? No, sempre tu, perché tu sei il maestro del diritto penale, io sono un umile allievo. Vabbè. Dicevo, noi riteniamo che ci sia una diffamazione aggravata da parte di Mughini per l'uso continuo della parola feccia rivolta alle persone che hanno organizzato, ed in primis al professore Clemente e al dottore Maresca, che vengono citati per nome, che hanno organizzato il convegno su Rozzola Ben in Casa. Gli sia altresì dottor una Maresca, responsabilità. Ricordiamo chi è il dottor Maresca per la gente, per il pubblico. Il dottore Maresca è magistrato dell'ufficio della Procura della Repubblica di Napoli della Direzione Distrettuale Antimafia, che fra l'altro ha consentito la cattura
di personaggi della malavita importanti, fra cui Zagaria, uno per tutti. E dicevo, c'è una responsabilità di diffamazione aggravata per Mughini per aver usato ripetutamente questa parola, e poi c'è una responsabilità per i conduttori, perché vi è l'articolo 30 della legge che regola le trasmissioni radiotelevisive, che quando vi è una diretta, un intervento in diretta di un soggetto esterno, naturalmente il conduttore non potrà rispondere di quello che dice la persona che interviene, ma se vengono dette cose sconvenienti o diffamatorie, ha l'obbligo A di intervenire per bloccarlo, B eventualmente di dissociarsi. Il signor Cruciani non solo non ottempera questi obblighi, ma recupera il termine feccia ribadendolo un paio di volte nella trascrizione della trasmissione che abbiamo fatto fare al nostro consulente tecnico. È tutto ampiamente documentato e dimostrato. Vorrei un parere anche di Guido Clemente. Avete fatto una trascrizione, no? C'è una trascrizione, quindi... C'è un consulente tecnico che ha trascritto la conversazione per iscritto e ha riprodotto il file audio che è depositato in procura nella parte della trasmissione che ci interessa. Perfetto. Allora, bene, al professore io vorrei chiedere una cosa. Nella trasmissione io ho sentito dire una cosa profondamente falsa. La trasmissione radiofonica La Zanzara, che questo convegno, che era un convegno di presentazione del libro famoso di cui abbiamo tanto dibattuto, sulle regole del calcio, campionato di calcio, era una giornata, il campionato di calcio di diritto, era un convegno nell'ambito del Solo Bene in Casa di presentazione del libro. E questi signori hanno affermato che si stavano usando fondi pubblici perché l'università veniva utilizzata per queste cose che sono, e ne hanno parlato dicendo le peste e corna. Vogliamo dire che questo è assolutamente falso? Allora, andiamo con ordine. Primo, l'articolo 21 della nostra Costituzione sancisce la libertà di manifestazione del pensiero. Ma questo non significa che uno può dire quello che vuole, perché se diffama merita di essere controbattuto. Secondo, quando uno usa argomenti quali quelli usati da questi cialtroni, signori che si sono permessi di dire così, di persone autorevolissime, tutte autorevolissime tranne me, vuol dire che non si hanno più argomenti. Noi abbiamo provato a fare un discorso culturale, no? E quando al tentativo di aprire una interlocuzione culturale la risposta è l'invettiva, e allora vuol dire che non ci sono argomenti, che non sono privi. In realtà loro manifestano un tifo becero, mentre noi invece, che dichiariamo di essere tifosi, abbiamo provato a svolgere un discorso culturale. Terzo, l'università è il luogo naturale del confronto culturale, qualunque università, pubblica o privata che sia. Segnatamente la prima in cui si è svolto il convegno è la mia università, quella in cui io sono di ruolo, è l'Università della Campania Vanvitelli, che è un'università pubblica, e per quel convegno non si spese una lira, i caffè e l'acqua furono pagati di tasca del professore Clemente, per il resto null'altro. Nessuna spesa di sorta per questa presentazione, sia che si è svolta al suo Rossola, come ricordava Ernesto, Umberto, scusami, l'università è anche privata, quindi neanche ma in ogni caso resta il luogo privilegiato per il confronto intellettuale, quindi non c'è proprio nulla di cui discutere, sono pure invettive del tutto infondate, delle quali, così come ha spiegato il mio amico fratello avvocato Botti, dovranno rendere conto dinanzi alla giustizia penale, perché non se ne può più. Ultima cosa, noi non ci fermiamo qui, stiamo provando ad organizzare la nuova presentazione a Roma del libro a gennaio, cercando di coinvolgere le istituzioni sportive, dal presidente della federazione a due o tre delle massime espressioni della giustizia sportiva italiana, e poi cercheremo finalmente, visto che il parterre sarà ancora
se fosse possibile, più qualificato del presidente dell'ANAC, del presidente del Consiglio di Stato, che tra parentesi, diversamente da come hanno detto quei signori, avevano pronosticato, si sono presentati, si sono confrontati nel merito, come fanno le persone di cultura. E comunque speriamo che in questa occasione avremo finalmente i tre grandi media nazionali, perché si sono viceversa, come voi sapete, per ragioni diciamo che non possiamo sindacare, sottratti al confronto quando ci siamo visti a Sull'Orsola. Allora, noi... Perfetto, io non so se Claudio Botti vuole aggiungere qualcosa, perché sapete bene come i tempi della radio sono infami. No, assolutamente no, vi ringrazio e saluto tutti. No vabbè, aspetta Claudio, Umberto, una tua chiosa per congedare i nostri ospiti. Vogliamo ricordare che Botti è stato tra i fautori e uno dei deus ex machina del Tediegum. Che cos'è? Con Guido Clemente, naturalmente. Tra le altre. Una lucida follia elaborata assieme a Guido. Esatto. Guido Clemente, mi faccia parlare in napoletano, che è la lingua madre, e produsino ogni minestra. No, ma che, noi eravamo giovani e forsi. Io sono stato quello che si è esposto più di tutto. Sono andato al Costanzo Show a presentare il Tediegum all'epoca. Fui io il rappresentante del comitato La Classe Non è Acqua a prendermi coppetilli. Spiegate, cos'è il Tediegum, cos'è La Classe Non è Acqua? Una lucida follia, un gesto d'amore nel momento in cui tutti scendevano dal carro del vincitore. Tenete conto che noi abbiamo fatto il Tediegum nelle more del convegno. Maradona fu arrestato a Paires per vicende di cocaina, quindi voglio dire, in quel momento era soprattutto un ringraziamento della città per una persona che aveva consentito a questa città di vincere senza rinnegare il proprio modo di essere, la propria cultura. Il nostro slogan a quel sogno meraviglioso che si realizzò fu il seguente: gioia, fantasia, improvvisazione, sto scudetto l'hanno vinto senza organizzazione. Meraviglioso. Vabbè, ci dobbiamo fermare. Ma questo per dimostrare appunto che si può essere seri senza essere seriosi, che parlare di calcio non vuol dire affatto necessariamente ridursi a quel livello di becero. È complicato fermare il professor Clemente. Vai Umberto, dai, che ci dobbiamo fermare. Fermare Guido, ci vuole un tackle scivolato, ci vuole. Alla Koulibaly su Guido, ma se Mbappé. Su Mbappé, esatto. Ma se ti dico Aborro, tu che dici? È Aborro. dai allora torneremo sulla vicenda, ovviamente continueremo a sentire l'avvocato Claudio Botti, il professor Guido Clemente di San Luca. Grazie ad entrambi per essere stati con noi. Grazie a voi, a presto. Un grazie ad entrambi.